Buongiorno ragazzi, oggi è un'altra lunga giornata dove ci saranno i lavori a casa. Ma per fortuna è anche una giornata di sole. Quindi io e Dominique abbiamo deciso di andare al mare e di portarvi ovviamente con noi. Solo che lei pensa che andremo in un posto di mare qui vicino, ed invece io ho intenzione di farle una piccola sorpresa. Infatti andremo in un posto che a lei piace tantissimo, in una località marittima che lei ama più di tutte. Io ve l'avevo detto che con la macchina nuova saremmo andati in tantissimi posti belli, e quindi cominciamo già da oggi. Ed in tutto questo sono sotto casa sua e la sto aspettando. Sta perdendo tempo. Eccola, eccola. Buongiorno! Ciao! Buongiorno! Ragazzi! Buongiorno, sì! Buongiorno a te! Ho fatto cadere tutto. Scusate. Ciao ragazzi! Ciao! Tu stavi già parlando con loro senza di me. Sì, stavamo parlando di cose nostre che tu non puoi sapere. Sto scherzando, li ho solamente salutati, niente di che, cioè niente. E oggi ragazzi stiamo per andare a mare, ma voglio nel posteggio. Voglio ragazzi. Nel parcheggio, devo scappare. Purtroppo. Abbiamo dovuto cambiare parcheggio perché io sono troppo gentile per dire di no. E comunque... Io sono Eri! E io sono Eric! E chi siamo? Navillo, chi siamo? Devi dirlo! Tutti insieme! Insieme qui, insieme lì, insieme qui. E ora siamo pronti per andare a mare. Dai, se no arriviamo tardi, voglio stare lì tutta la giornata! Ok. Aspetta, aspetta, ma prima di andare voi siete tutti degli insiemini, giusto? Perché se non lo siete dovete assolutamente esserlo! Perché succedono cose bellissime in questo canale! Iscrivetevi a questo canale, attivando la campanellina! E lasciando anche un bellissimo like a questo video! Avete 5 suoni di clacson per farlo! 1! 2! Eric è il suo clacson! 3! 4! Aspetta, aspetta, è troppo veloce! È che la gente mi guarda male! Vai! 5! Basta, perché l'ultimo più forte? Okay. Ragazzi, ce l'avete fatta in tempo? Scrivete nei commenti il numero di clacson in cui lui è arrivato a suonare prima che voi finivate. E adesso andiamo! Andiamo! E in tutto questo mi ha comprato anche le briochine che mi piacciono di più. Ragazzi, la dolcezza. Sono la dolcezza. La dolcezza! Ma perché stai prendendo dall'autostrada, scusa? Perché ci andiamo dall'autostrada, no? Ma così non allunghi? Ma chi allunga? Tranquilla, viene meglio addirittura. Dai, non si va veloce. Sei veloce. Dai, voglio arrivare presto. È un minuto. Ma l'hai superata l'uscita? No, non era quella. Come non era quella? La facciamo un sacco di volte, era quella! No, era quella! Fai fare a me, non era quella. No. Dove stiamo andando, scusami? Non era quella l'uscita, è quella dopo. Scusami, dove stiamo andando? Perché stiamo andando tutta questa strada? Va bene, ok. Allora, stiamo andando da un'altra parte. Dall'altra parte? Dove? Ma sempre a mare? Sì, certo, sempre a mare. E dove? Da un'altra parte più bella, dai. L'altra parte più bella dove? Non te lo posso dire. Ora lo vedi, ora lo vedi. Tra poco arriviamo. La bella. Bella, bella, bella. Ed è lontana, sai? Poco, ma non ti preoccupare, ora ci arriviamo. Ma è bella, vero? Ma bella, bella, senti a me. Ok, ragazzi, non vedo l'ora di arrivare. C'è la nazionale del 2006. Ma dentro casa con vestito da sposo. Se il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire. Alte, dobbiamo prendere il bigliettino. Ande. Buonasera. Mi piace di più quando c'è il signore qui, dico buongiorno. Invece no, così, no. Buongiorno. 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 Stiamo arrivando? No. Stiamo arrivando? No. Stiamo arrivando? No. E adesso stiamo arrivando? No! Siamo arrivati? Abbiamo appena fatto il bigliettino! Aspetta! Io lo so dove stiamo andando, forse. Come lo sai? Io lo so. Dove stiamo andando? In un posto bello. Ti piace? Sì. So bravo! Tada! Dai, andate più veloce! Vado al massimo! Vado al mare! Vado al mare. Ora dobbiamo pagare, c'è la persona oppure no? C'è la persona. È da Isnello. Isnello. No. Non sono pazzo, c'è un paese che si chiama così, eh. Siamo
Cefalo 6, Cefalo 6, starei guidando. Cefalo, ma non c'è un reato di disturbo alla quiete che guida? No, che bella, Cefalo. C'è un problema, molto grande. Ci sono le onde più alte che abbia mai visto, Cefalo. Guardate. Oh mamma, non c'è quasi nemmeno la spiaggia. E la bandiera rossa. Non era esattamente la prospettiva che mi immaginavo, sai? Nemmeno la mia. Eppure c'era bel tempo. E vabbè, dai, scendiamo. Eccoci qua. Siamo a mare. E c'è il bagnino arrabbiato. Giustamente. Basta. Neanche qui c'è silenzio, ragazzi. Ok, ci andiamo a fare il bagno. Pensi che annegheremo? No. Ragazzi, vi faccio vedere la situazione. Ma secondo te è fredda l'acqua? No, ma che fredda, dai, andiamo. Ragazzi, ora vedrete quello che succede praticamente ogni volta che Eric deve entrare in acqua. Guardate. Aspettami. Dovete sapere che per Eric l'acqua è sempre ghiacciata. In effetti è un po' freddina. Anche quando è calda per lui è fredda. Figuratevi oggi che è un po' freddina. Dai, vai, vai, andiamo. Non si può fare niente. Ok, tieni questo, vado io. Vai tu, vai tu. Vado, eh. Vai, vai. Sì, che fredda! È rimproverato il bagnino, dice che mi devo fare il bagno insieme agli altri. Sta continuando a rimproverarci, dobbiamo toglierci. Ma perché mi devo fare il bagno insieme agli altri? Ciao, altri! Perché se annego poi non mi può salvare, ma io non annego! La prudenza prima di tutto, dobbiamo andare là! Vado, eh! No, troppo fredda! Ciao! Io ti inquadro da lontano. Ok, sto venendo, aspetta. Oh, oh, no, 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 no. Brindo, brindo. Brindo, ragazzi, non ce la faccio più, ci sta male. Che onde, troppo freddo. No, non vai. No, non lasciate andare, no. Ti decidi e basta. Vai, buttati. Ti butti, vai, basta. Dai. Anche se il mare è super agitato, il bagnino ci vuole impedire questo bagno. Ma non può, perché la forza del vincere è... Ciao. Ok ragazzi,
torniamo sulla spiaggia. Ciao ragazzi. Aspetta, allora. No, guardate, si sta spalmando tutta. Ma in brucia è faccina. Così se l'abbraccio lei scivola, ma scappa non è via. Ma solo la faccia. Sì, solo la faccia e le gambe. E io invece sto con gli occhiali perché mi bruciano gli occhi. Sì, ho un'allergia, ragazzi. Hai finito di inquadrarmi e di fare le facce brutte. Dai! Posalo dal mio zaino. Posalo. Ciao ragazzi. Adesso andiamo. Andiamo. Ah, guardate quanto è intelligente lui. Io ho le mie belle ciabattine. Lui non ha niente perché l'ha scordato a casa. Sono l'ha scordato povero, a casa. Sono troppo povero. E adesso gli brucio le piedi. Sì, è una giornata povero. Che fa avanti e indietro. Vorresti prestate le mie? Però tu come cammini? Infatti. Comunque questa spiaggia è bellissima. A me piace un sacco. Se piace a lei piace a me, quindi siamo qua. Guardate. Anche se il mare è agitato. Oh guarda, chi sono quelli? Fai il costume uguale al mio. Sì, capita, che ci vuoi fare? Cioè ragazzi, è troppo stupida. Io sono senza occhiali, non la vedevo più. E mi sono spaventato. Mi sto aiutando con lo zoom della telecamera per vederla. Oh, l'avete visto lo schiaffo? E comunque ragazzi, noi adesso vi lasciamo. Voi lasciate comunque tantissimi like se vi è piaciuto questo video. È la prima volta che siamo venuti a mare insieme a voi. Beh, a mare... Per andare a mare mare. Cioè non mare così, mare proprio mare. Ma adesso che state succederà tantissime volte. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram, ci trovate come insieme.ufficiali. E oggi salutiamo Nicola Sciouri, Antonellina Camerin, Giovi Esposito, Patti Agnello e Mari Giunta. Ciao ragazzi, ciao, un saluto enorme a tutti quanti voi. Ciao belli, un po' bellino, un po' bello, 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 bello. Ai. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!